Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questo è il secondo video, come promesso, sui miei bid di Trollbits che vanno sul blu e sull'azzurro. Come potete vedere, e come avete visto già dal primo video, che era lunghissimo, io adesso ve li faccio vedere mano a mano. Questi già sono, diciamo, montati sulle collane come vorrei che fossero, mentre sul bracciale no. Questi erano quelli che erano avanzati dagli scorsi decluttering, diciamo così, di Trollbits, e dovrò distribuirli poi su altri progetti. Devo rifare, come vi avevo detto già in precedenza, il bracciale oceano, che è questo. Lo devo ricomporre, aspettate che ve lo faccio vedere. Eccolo, ve lo ricordate questo? Ecco, questo lo devo un attimino cambiare e ricomporlo. Vediamo un po' con che cosa. E niente, cerchiamo di arrivare al dunque per quanto riguarda appunto questi bid sulle tonalità del blu e dell'azzurro. Allora, partendo appunto dal bracciale, io avvicino un attimino la camera così si può vedere meglio. Allora, partendo dal bracciale abbiamo questo vetro sfaccettato, che lo trovo meraviglioso, e ha appunto un riferimento sull'azzurro blu, molto molto bello. Questo mi piace tanto, ha un colore anche che tende un pochino a color sabbia, quindi secondo me su un progetto marino ci può stare molto bene. E poi con queste sfaccettature sembra quasi che si muova e si creano delle piccole increspature come quelle delle onde del mare. Mi piace tantissimo, questo è molto molto bello. Ecco, non mi dilungo oltre, ovviamente. Quest'altro invece è sempre sugli stessi toni, come potete vedere, tranne che per la parte comunque del color sabbia, ma l'azzurro è lo stesso, e anche il punto del blu scuro, vedete com'è particolare, adesso ve lo faccio vedere meglio questo vetro, però non è sfaccettato, come potete vedere è liscio. Allora, ve lo voglio far vedere un pochino più nel particolare. Guardate queste iridescenze che ha all'interno, perché la prima base, diciamo, prima ancora che venga posizionato il colore, quell'azzurro intendo, la base è fatta di questo scuro perlescente che vira un pochino all'ambrato verde. È bellissimo. Questo veramente è un vetro molto molto bello. Al suo interno ha questi incavi nella parte azzurra, come se fossero delle bolle schiacciate, che però non si vedono perché, come potete vedere, sono degli incavi. Mi piace tantissimo. Vedete, qua si vede molto bene qui. Mi piace veramente veramente tanto. E questo è uno, guardate il colore che vira, bellissimo. Con questi riccioli particolari scuri, che però vedete qua, guardate qua, quasi di labradorite. Avete presente come varia la labradorite? Ecco, una cosa del genere. Però se noi lo guardiamo un pochino nel dettaglio, vediamo questa forma. Anche questo su un tema marino secondo me ci può stare, perché rappresenta, a mio avviso, un pochino un polpo. Lo so, ci vuole fantasia, però diciamo che quel riccio un po' me lo rappresenta. Poi vabbè, qui abbiamo il diacronico, che possiamo utilizzarlo probabilmente con varie colorazioni, perché vira a seconda del colore che ci si mette accanto o che sbatte direttamente sul bead in sé per sé. Poi abbiamo, vabbè, questo è un argento, questo è corallo, è un argento molto ricercato, difficile da trovare, e che bello che è, e è delicatissimo, rappresenta appunto il corallo. Poi abbiamo un'agata, eccola qui. Questo colore è molto acceso da una parte, un pochino più sfumato e chiaro dall'altra. Vabbè, sono tutte diverse, quindi potete scegliere ovviamente quelle che più vi aggradano. Questo mi piace tanto perché ha, diciamo, questo riferimento a colori ambrati, come appunto gli altri
questo qui anche, insomma. Quindi secondo me su un tema marino sta molto bene, e anche su un tema cielo, perché ha queste sfumature azzurre e bianche che sembrano un pochino nuvole, ha sempre l'occhio meno evidente rispetto ad altre agate che possiedo, però anche lui ha l'accenno di occhio sempre qui che lo identifica. Molto molto bella questa pietra, mi piace tanto, bella accesa. Poi abbiamo questo vetro che non ricordo se si chiama nuvola, forse anche lei, non mi ricordo. Comunque poi al limite ve lo dico in un altro video. Guardate com'è fatto, ovviamente ha la parte predominante trasparente, che però viene soggiogata un pochino da questo nastro azzurro che percorre un po' tutto il bead nella sua larghezza, diciamo, nel suo diametro. Quindi non è né troppo attaccato qui che per opacizzare, né eccessivamente qui che stempera troppo. Fa parte della trasparenza e fa questo gioco di movimenti e di colori molto molto belli, tutti sull'azzurro ovviamente. Anche questo mi piace tantissimo e devo dire che sta anche molto bene perché crea movimento. È una cosa che io amo molto. Oh, eccoci qua, abbiamo le palme. Questo è stato il primo pendente della Trollbiz ed è bellissimo, è veramente fatto bene, ha la parte sopra tutta in argento con queste due palme, molto bella, molto molto bella, poi che si agganciano a questa sfera che come vedete rappresenta, perché io all'inizio tante cose non le sapevo, però rappresenta un po' l'oasi, no? Quindi con l'acqua e la sabbia, questa gialla rappresenta la parte della sabbia dove le palme si appoggiano, e questo è il fondale, diciamo, di queste oasi. Guardate com'è fatto, ve lo faccio vedere, è bellissimo. Sono tutte queste pagliuzze dorate che danno veramente profondità. Vedete com'è fatto? Le pagliuzze sono all'interno, perché qui è il trasparente blu, come potete vedere, e all'interno c'è questa sfera chiara con le pagliuzze dorate che praticamente danno l'illusione di un fondale, vedete? Dal più chiaro al più scuro, come il fondale marino, che quando guardi giù, mano a mano diventa sempre più scuro. Ovviamente sua degna complice è questo vetro che si chiama Oasi, e è stato creato proprio per essere abbinato con le palme. Stesso concetto. Qui sopra c'è la parte sabbiosa, come potete vedere, circondata tutte da queste pagliuzzette d'oro, che veramente la impreziosiscono, però è come se poi si attraversa questa parte di sabbia e immediatamente c'è l'oceano, o comunque il mare, il fondo del mare, o comunque insomma un'acqua un pochino più profonda, come potete vedere. E sotto si intravede in tutta la sua bellezza lo stesso discorso delle palme, insomma. Di qua è rappresentata anch'essa la parte, insomma, sporgente di sabbia, ma è la parte determinante questa qui che ha più sabbia per identificare proprio il bead. Questo si riesce a trovare, ma è difficile trovare un bead con una particolarità della sabbia sporgente, o si trova molto sporgente o poco poco, quindi quando lo scegliete cercate di verificare sempre, insomma, la sua caratteristica principale, no? Poi abbiamo un altro che è questo, questo l'ho presi, se non ricordo male, questo l'ho presi in una città qui vicino a dove abito, in una gioielleria, ho preso anche altre cose molto carine. Quando lo vidi così mi ha dato subito luce, guardate, perché io non amo molto queste sporgenze, lo sapete, insomma, un po' di difficoltà, però queste, siccome ce l'ha abbastanza, non eccessivamente sporgenti, ecco, mettiamola così, ma comunque al tatto, siccome sono tante una vicino all'altra, sembra quasi che faccia parte dello stesso diametro, ecco, per capirci. Non è una tantum, che allora si sentono troppo. E questa mi piace tantissimo. Guardate com'è fatta. Queste bulle che
luminosità che danno, e questa va benissimo su un bracciale marino, è perfetta per identificarlo. Ha la parte interna, come potete vedere, più scura, e la parte esterna di questo diciamo vetro anche un po' metallico come colore, come potete vedere. Vedete? Cioè, questa parte qui, che se voi la guardate bene, assomiglia un po' alla luminosità delle matiti. Vedete com'è fatto? È molto bello, questo è veramente molto bello, mi piace tantissimo. Poi qui che abbiamo, vabbè, qui non c'entra niente, abbiamo i cavalli, un argento di cavalli che non c'entra niente, non ci soffermiamo. Questo, come vi dicevo, era il mosaico che ho tolto dal bracciale notte. E questo ha questa punta di blu, ragazze mie. Cioè, che ve lo dico a fare. Guardate, questo va benissimo, secondo me, su un fondo marino. Vedete come lo rappresenta? Anche il contorno qui dei mosaici che virano molto sul blu, anche qui vedete, no, è bellissimo, e ha poi questo color sabbia che secondo me riprende un po', anche secondo me ci sta bene qui, secondo me ci sta bene. Vediamo cosa farne. Ah, ecco qua il fiore del deserto, se non erro. Di questi, come sapete, ne ho due, ma perché mi ero confusa a prenderli. Sì, bellini, bianchi, però quindi non vanno con il nostro discorso, anch'essi hanno una parte, ecco, sull'azzurro, quindi volendola, questo soprattutto rispetto a lui, volendola avvicinare a una cosa del genere, secondo me ci sta anche molto molto bene. Che ve ne pare? Sì. Poi abbiamo di nuovo un mosaico, sempre con la particolarità della base nera. I colori qui sono un pochino diversi, sul verde, sul viola, e un altro verde più intenso, eccolo qui. E quindi questo c'ha sempre dei riferimenti azzurri, ma vedremo un po', vedremo un po'. Qui che abbiamo, che non mi ricordo più, oh my god, io non ho memoria, ragazze, ma come si fa, ma come si fa? Questo qual è, argento, eh? Ma perché ho così tanta difficoltà? Ah, se vi viene in mente che argento è, aiutatemi a capire, perché io veramente sto entrando in crisi. Perché lo sto vedendo dalla camera, quindi non lo vedo neanche molto bene. Qui sembrano le ali. Ah, sì, eccola! Scusate, ma proprio... Vabbè. Questa è una fatina. Vedete? La parte umana, diciamo. Qui ci sono le sue farfalle, le sue ali a farfalla, e qui dietro c'è questo insetto. Sì, wow, è un'ape o una vespa? Comunque, ecco, andiamo avanti. Oh, che solitamente abbino all'oasi c'è anche questo vetro. Non mi soffermo tanto perché si vede quanto è bello, è trasparente come, oddio, ecco, è trasparente, ma nel bordo, come potete vedere, c'è l'azzurro molto acceso, molto bello, devo dire, e tutta una patina dorata e bianca, li vedete tutti i puntini dorati e bianchi, che trasmettono questa luminosità che poi si vede una volta guardandoli. Questo mi sarebbe piaciuto sfaccettato, perché secondo me le pagliuzze interne avrebbero fatto un riverbero incredibile. È molto bello perché ci sono dei colori abbastanza prepotenti, evidenti, diciamo, quindi non è il solito, perché di questi se ne trovano un po' così smortarelli. Questo, devo dire, è molto molto bello, mi piace, e anche bello cicciotto, mi piace molto. Poi abbiamo lui, vabbè, non c'è molto da aggiungere, ovviamente, parla da solo. Ecco qui, ha ovviamente tutta questa parte, come potete vedere, come ve l'ho fatta vedere anche nell'altro video, anzi, se non l'avete visto, andatelo a riguardare un attimino, e approfittate per iscrivervi qui sotto il canale, così magari mi aiutate anche un pochino a crescere, visto che è un canale monotematico che si occupa prevalentemente, per il momento solo, però poi vorrei magari un po' variare, di gioielli. E quindi, se amate i gioielli, magari
mi date una mano un pochino a farlo crescere. Eccolo qua. Molto bello. Guardate com'è fatto. Vedete com'è tutto un po' mosaicato all'interno per proprio trasmettere questa patina. Che a me inizialmente, sapete cosa mi ha ispirato questa cosa? Io adesso ve la dico. In cucina, in cucina si adopera la rete per la curatella. Oddio, cosa sto dicendo? Però mi ha ricordato quello, non so perché vorrei non averlo detto. Però siccome sono natura nei video, io dico quello che penso, quindi me l'ha ricordata, che ci posso fare? Sarà la quarantena, sarà che in questo momento ho fame, non so, comunque eccola qui. Ed eccola qui, bellissima. Poi che abbiamo? Questo è quello su il dromedario, sì, il dromedario esatto, sulla palla che ha la stessa caratteristica di quella lì che abbiamo visto della palma, però è fatta in questo modo, andiamo avanti perché non c'entra niente con il blu, ma ci sta secondo me anche molto bene. Eccolo qui, un altro bead che ha all'interno di un colore un pochino più scuro rispetto all'altro che vi ho fatto vedere prima, rispetto a questo qua, vedete? Ma ha la stessa lavorazione, la stessa caratteristica, vedete? Però è scuro di più il colore e anche le pagliuzze dorate sono più bronzate che dorate. Ha questa lieve colorazione anche di, diciamo, un verde, giallo-verde, per capirci. Cavo della messa a terra, sembra un po', eh? Eccolo qui. E questa è l'immagine che ne deriva, ragazze, cioè, ma di che stiamo parlando? Guarda che bello, bellissimo. Oh, eccone un'altra. Evidentemente io non mi rendo conto ogni volta che l'acquisto che magari già ce l'ho, oppure mi piace talmente tanto che ne devo prendere per forza un'altra, non so. La verità non la so neanch'io. Comunque questo è il suo interno, ve lo voglio far vedere. Guardate com'è. È bellissimo, comunque mi piace da matti, forse è per questo allora. Guardate che movimenti fa. E anche questo con i charm sul blu e sull'azzurro, secondo me sta molto bene. Anche se devo dire che non ha molto di blu e molto di azzurro, ma tende un pochino più al viola come lui. Però in teoria l'azzurro è presente, quindi secondo me ci sta pure. Quindi abbiamo finito il bracciale. Voilà! Ora vi voglio far vedere le altre cose che ho sull'azzurro. Allora, questa collana la conosciamo già perché ve l'ho già presentata. Piacere, io sono la collana Pavone. Eccola qui. Non mi soffermo molto sulla collana perché, cioè, bellissima e tanto anche molto molto bello il pavone, veramente. Voi volevo far vedere invece il lapis, le piccole sfere di lapis che Trollbits ha ci ha deliziato di avere. Eccolo qua, ci ha reso partecipi in questa meraviglia. Guardate, mi piace moltissimo il lapis, lo sapete già. E questa devo dire mi ha affascinata, molto densa e molto ricca di pagliuzze dorate. Allora, questa è un'altra tipologia che ultimamente Pandora, sì, Pandora Trollbits, perdonate che io con Pandora e Trollbits, vabbè, lasciamo stare, ha tirato fuori, nel senso che per uniformare un pochino, diciamo, delle parti di bracciale, ha voluto tirar fuori queste sfere un pochino più piccole, stile perla per capirci, e devo dire che va benissimo. Prima c'erano i prisma che aiutavano un po' la parte finale del bracciale, ora ci si può tranquillamente inserire questo, oppure inserire in alcuni, come si dice, in alcuni argenti, che magari preferiscono una sfera più piccola piuttosto che una un pochino più grande, insomma. Eccoli qua, questo è l'altro, guardate che cos'è, ma guarda che cos'è. Io devo avvicinare però perché sennò, ecco. Bellissimo. Mettete un like se vi piace questo video. Guardate qui il blu come viene ripreso. Io ve lo devo far vedere questo perché fa parte comunque anche di un discorso blu, nel senso che questo sì, adesso io l'ho messo qui nel pavone, ma voi avendoci il blu lo potete inserire. Certo, non ci dice molto, però guardate, sì, riprende benissimo. Quindi mi avete chiesto, perché è un video dedica, mi avete chiesto
di farvi vedere i miei trollbits blu e quindi eccomi qua. Secondo me questo ci potrebbe anche andare. Io in questo caso ci ho messo anche lei, ma insomma è per fare uniformare un po' tutto il colore. Qui è rappresentato anche un pochino di azzurro e ci sta tutto, perché pure questo, insomma, in teoria, se vogliamo, in qualche modo ce lo possiamo far andare, però a me, sinceramente, personalmente, è più predominante il giallo con il viola, quindi non lo inserirei. E eccola qui, questo per quanto riguarda questa collana. Poi ho lasciato per ultima la mia meravigliosa collana, eccola qui, che adoro. Anch'essa sempre la perla pavone, ma di altro colore rispetto a quell'altra pavone, come potete vedere, ma questa già l'avevate visto. Vedete, questa è più chiara, tendente un pochino più al viola, questo al blu scuro verde. Eccolo qui. Allora, questo charm, i sette chakra, anche questo prende un azzurro e un blu, diciamo, come punti di riferimento, quindi potrebbe essere anche usato. Io sinceramente preferisco non classificarli come colorazione vera e propria questi qui, perché avendo moltissimi colori, in questo caso ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 colori principali, poi c'è il bianco con il dorato al centro e il nero di base, quindi insomma comincia a diventare abbastanza importante come, come colorazione, come punto di colore, no? E quindi diciamo che ve la faccio vedere, ma non la classificherei come bead blu, insomma azzurro. Mentre questo qui forse potrebbe fare un po', sì, ci può stare. Allora, questo è molto particolare, è a scacchiera anch'esso, ha la base totalmente bianca latte, e poi ha questi, chiamiamoli scacchi o sì, forme geometriche, che su una base verde Tiffany, sì, verdino, verde Tiffany, forse più verdina che verde Tiffany, sì, è di blu e blu scuro al centro, vedete, a formare una sorta di scacchiera, molto carino, ci piace. Forse anche questo sarebbe stato meglio farlo sfaccettato, perché la irregolarità di alcuni passaggi come questo, come vedete, aspetta, che si vede il bianco, veniva, diciamo, secondo me camuffata un po', o resa anche più bella da una sfaccettatura un po' più geometrica, perché è voluto, cioè è nato proprio come bead geometrico, quindi a questo punto secondo me ci stava meglio. Eccolo qui, molto carino anch'esso comunque. Poi di blu, vabbè, stesso discorso per quello che vi ho fatto dei sette chakra, ve lo faccio con la sapienza, che questo sta infinitamente meglio sicuramente rispetto ai sette chakra, su un bracciale ai toni, con i toni del blu, ma perché? Perché ha un blu abbastanza prepotente di lapis. Poi ha questa turchese diacronico che verte comunque verde e blu, bellissimo. E poi ovviamente ha queste altre due sfere che sono un pochino più scure, ma che insomma in definitiva non ci stanno male, no? Qui abbiamo poi, vabbè, questo è sul verde, quindi non ve lo faccio più di tanto vedere, comunque in fondo al mar, e ve lo voglio giusto mostrare così perché ha dei pesciolini blu, è un discorso di in fondo al mar, quindi potrebbe essere utilizzato per un tema marino. Eccolo qui, è molto bello ragazzi, questo è lo stesso blu di in fondo al lago, vi ricordate? E blu, scusate, mamma mia, non ci so oggi, verde di in fondo al lago, è bellissimo questo vetro, per fare questo vetro ci vogliono 155 passaggi, è un lavorone ragazze, guardate com'è fatto, cioè strepitoso, ma che gli vogliamo dire, meraviglioso. Vabbè, qui ci abbiamo Speranza, mi sembra che si chiami questo qui, che secondo me ci stava bene, quindi ce l'ho voluto inserire, ma non c'è niente a che fare con il blu, però riprende molto bene questo bead qui. E poi abbiamo in fondo al blu, anch'esso come quello sopra è un ritirato, anche se Trollbits aveva rifatto di nuovo un rifacimento da museo, di cose da museo, fra le quali questo, guardate cos'è. Guardate quanto è ricco. Di questo qui, ragazze, voi sapete già, io ne possiedo altri due di questi, e che stanno, boh, manco mi ricordo più,
Ve li avevo fatti vedere dentro quei sacchettini neri, vi ricordate? Altri due così. Ovviamente sono tutti diversi. Cioè, la bellezza di questi bead è che sono veramente uno diverso dall'altro. Guardate, anche la sabbia sotto è diversa. Qui ci hanno voluto mettere, guardate che bello. Un'anemone. Cioè, capite come si fa? È stupendo. Guardate com'è fatto. No, è veramente molto molto bello. E stupendo anche lui, ovviamente, che ve lo dica a fare. Che ve lo dica a fare con il corallo che si vede. Ma tutti questi pesciolini. Ma le bollicine fatte apposta. No, stupendo. Vabbè, io vi dico, ragazze, che secondo me questo è uno dei più belli. Che Trollbits, ma io ogni tanto mi sbaglio, che ho detto Pandora prima. Oddio, un'altra volta. Che Trollbits abbia mai fatto? Secondo me è uno dei più belli. Aspetta che prendo un pochino, ecco. Perché è veramente stupendo. Sì, bellissimo. Bellissimo. Ecco qui. Io credo che adesso, in questo momento, con gli azzurri e con i blu abbiamo terminato, credo, eh. Non credo di averne altri, quindi vi lascio insomma, con le prossime video richieste. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like per sostenermi e lasciate un commento se magari volete sapere qualcosa di più o se volete altri video richiesta su altre colorazioni di Trollbits. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!